Good morning. Hi, good morning. We are Italian Natcom for the visit. Yes, someone in your welcome. Oh, thank you. Una delle missioni più importanti di UNICEF è quella delle vaccinazioni. Infatti, abbiamo per esempio qua una boccetta. In questa boccetta così piccola ci sono 20 dosi di vaccino contro la polio. Abbiamo l'esempio dell'Uganda in cui c'è stata necessità, c'è stato bisogno di vaccinare ben 5 milioni di bambini. UNICEF è riuscita a portare le vaccinazioni in questo paese assumendo i volontari, prendendo questi volontari per lavorare, i quali avevano la possibilità di dedicarsi alle vaccinazioni per una finestra di tempo non più lunga di 5 giorni. UNICEF è riuscita a vaccinare in 5 giorni 5 milioni di bambini. Pacchettino come questi altri che vedete alle mie spalle possono salvare la vita di tantissimi bambini, salvano la vita di tantissimi bambini malnutriti. La storia è molto interessante. Anni fa il produttore di burro di arachidi, un produttore di burro di arachidi, stava guardando un filmato sui bambini malnutriti in Africa. E, pensando a ciò che lui produceva, cioè un alimento molto ricco di nutrizione, qual è il burro di arachidi, pensò: possiamo fare qualcosa per questi bambini? Quindi decise di iniziare a produrre questo piccolo pacchettino per UNICEF. Cosa è successo? Negli anni tantissimi altri produttori hanno contribuito appunto alla distribuzione di questi pacchetti, quindi ricordiamo che ci sono bambini malnutriti che iniziano ad essere malati, ad essere debilitati dalla malnutrizione, che non possono più ricevere il cibo regolare.